Iniziata questa mattina l'attività di prevenzione del disagio giovanile avviata dal Centro per l'abuso sessuale dell'ASP 5 in collaborazione con il Rotary Club Parallelo 38 e l'Unicef, sostenuta dai dirigenti scolastici del territorio melitese. L'interessante e particolare tematica è stata affrontata questa mattina dai relatori Spillace, responsabile del Centro per l'abuso sessuale dell'ASP 5, e da Elio Stellitano, primario del reparto di medicina interna dell'ospedale Tiberio Euli di Melito di Porto Salvo. Dottoressa Squillaci, oggi a Melito di Porto Salvo è un tour sulle scuole dell'area grecanica, ma anche di Reggio Città, presente l'ASP col centro di centro CAS? Sì, centro abuso sessuale, abbiamo ridimensionato così perché di fatto è il centro per lo smistamento in rete di chi subisce abuso e violenza che abbiamo voluto a Reggio Calabria come unità operativa, il primo in Italia pubblico. Ho l'orgoglio di dirlo, è nata a Reggio Calabria, nel sud, dove c'era la necessità di portare attraverso il servizio pubblico assistenza a minori in disagio. Quindi qualcosa riusciamo ad essere i primi anche qualche tematica importante come questa degli abusi di ogni genere, di ogni tipo. Questa esperienza poi vostra assieme ai ragazzi, assieme ai docenti delle scuole. Abbiamo saputo che avete anche prodotto degli opuscoli che avete anche consegnato. Sì, l'idea era proprio questa. Circa un anno fa ad un convegno nazionale sembrava che la Calabria fosse un'isola felice, cosa che non è. Purtroppo non arrivano le segnalazioni, purtroppo c'è questo atteggiamento omertoso a segretare le violenze e gli abusi subiti intrafamiliari, ma soprattutto oggi un nuovo modo per adescare le vittime via internet. Quindi sentivamo l'esigenza di portare un messaggio nelle famiglie, nelle case, soprattutto in quelle famiglie dove il disagio esiste e se ne parla poco. Tutti avete parlato anche nelle interviste eccetera di questo pericolo di internet. Solitamente c'è la polizia postale, c'è un reparto che anche loro vanno nelle scuole ad informare i ragazzi. Non sarebbe l'ideale mettere in rete anche loro assieme a voi quando andate a fare questi incontri a più voci? Sì, allora noi in rete lavoriamo utilizzando le esperienze che ognuno ha dal punto di vista tecnico, però riteniamo che ogni esperto debba parlare secondo la propria competenza e la propria esperienza. E allora c'è il momento della polizia postale dove i ragazzi possono trarre e cogliere le informazioni giuste e adeguate in quell'ambito. C'è il momento sanitario che invece va affrontato adeguatamente. Poi sul territorio c'è la rete funziona perché di fatto le segnalazioni che noi facciamo in collaborazione con la polizia postale danno la loro efficacia. Negli opuscoli stessi noi parliamo di questa rete, parliamo di quanto sia funzionale questa rete nella nostra realtà, perché facciamo veramente rete a Reggio Calabria, ma da anni, dal 2000 stiamo ottenendo dei risultati che su altre regioni di fatto, proprio perché manca questa, a volte questa collaborazione proficua, non c'è. Ecco perché dico, ho voluto gli opuscoli perché la realtà calabrese è una realtà dove i disagi ci sono, dove le violenze ci sono, ma sono ancora occultate, quindi dobbiamo fare in modo che vengano fuori, che se ne parli e che non rimangano nell'ambito familiare. Gli incontri continuano oggi al familiare di Melito di Porto Salvo, nei prossimi giorni sarete a Bova Marina, ci sono anche i ragazzi dell'Euclide e quant'altro. Sì, continueremo perché l'obiettivo, questo è un primo passaggio, poi il successivo passaggio vorremmo trarre i risultati di questa attività. Abbiamo creato un piccolo report con 4-5 domande che faremo poi agli insegnanti per sapere la restituzione di questa attività nell'ambito familiare, che cosa riportano i ragazzi nel raccontare come hanno affrontato l'argomento in famiglia, perché questi opuscoli entreranno nelle famiglie, entreranno per 1 o 2 giorni e poi i ragazzi si racconteranno per come hanno affrontato l'argomento. Nel corso della mattinata sono state anche presentate le linee guida studiate secondo le varie competenze specificatamente indirizzate ai bambini, altre agli adolescenti e più tecniche per genitori e operatori del settore.
L'attività sostenuta appunto dalla Rotary di Reggio di Calabria, un 38esimo parallelo in un'attività progettuale finalizzata a prevenire e contrastare le violenze e gli abusi, si è fregiata anche della collaborazione dell'UNICEF, come dicevamo, con i suoi volontari della Task Force per i minori. L'evento si è tenuto presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Tenente Colonnello Giovanni Familiari, liceo classico di merito di Porto Salvo, ed ha coinvolto gli scolari dell'Istituto Comprensivo Megali, dell'Istituto Comprensivo di Amicis e studenti dello stesso liceo classico. Dottoressa Sinicropi, oggi i ragazzi impegnati in questo incontro dove si parla di prevenzione di violenze e abusi, quindi la scuola ancora una volta che non si ferma soltanto alle attività didattiche interne. Oggi siamo stati invitati a far partecipare gli alunni delle scuole di merito, dagli istituti comprensivi fino alla scuola superiore, perché veniva organizzata per loro una giornata di riflessione su un fenomeno purtroppo che si sta diffondendo, quello della violenza e degli abusi sessuali sui minori. Dobbiamo ringraziare la dottoressa Maria Squillace, che fa parte dell'ASP numero 5 di Reggio Calabria, che unitamente ad alcuni rappresentanti dell'UNICEF e del Rotary di Reggio ha tenuto una lezione abbastanza interessante, prima agli alunni della scuola dell'obbligo e successivamente agli alunni dell'Istituto Familiari. Una giornata ritengo molto importante proprio per mettere maggiormente in una posizione di consapevolezza i giovani, perché purtroppo viviamo in un periodo storico abbastanza critico in cui, unitamente alla crisi economica di cui tanto si parla, c'è la crisi di valori, per cui ritengo che soprattutto laddove esiste la disperazione, laddove esiste una situazione di subcultura e anche a volte delle patologie specifiche, possono andare ad insinuarsi questi gravi fenomeni che certamente non vanno a garantire il benessere dei giovani, soprattutto dei minori. Quindi possiamo dire che dove c'è malessere sociale, quindi dovuto anche a questa crisi economica, sociale e dei valori, aumenta anche questo rischio di abusi sui minori. Ritengo che sia proprio così, anche perché nelle linee guida che sono state proprio elaborate per questo si parla di situazioni specifiche dove spesso si riscontra il fenomeno. Qual è il compito delle agenzie formative, in primis della scuola, ma sicuramente in rete con le altre istituzioni e con le altre agenzie? Quelle di creare una forma di sensibilità per partire e cominciare a fare rete, informando e aprendo gli occhi, ecco, tra virgolette, dei bambini su quelli che sono i rischi e i pericoli. Ecco, oggi rischi e pericoli in aumento anche per effetto di questa globalizzazione dell'informazione attraverso i social network, internet e quant'altro. Capita spesso anche a noi adulti. Ieri, per esempio, io arrivavano messaggi di qualcuno che voleva entrare in chat, cioè di ragazze, eccetera. Pensiamo ai ragazzini, che cosa sono esposti quando già alle scuole primarie hanno già il telefonino in tasca. E sicuramente lei ha centrato l'argomento, perché due fenomeni concorrono: il fatto che entrambi i genitori spesso lavorano e sono fuori casa, e poi la diffusione dei mezzi di comunicazione delle nuove tecnologie.
È chiaro che bisogna partire proprio dalla base, dalle famiglie, dalla scuola per educare i giovani a saper utilizzare correttamente le nuove tecnologie. Perché utilizzare internet o tutti gli altri strumenti nell'utilizzo dei quali i ragazzi sono bravissimi è una cosa buona e sicuramente ha un valore formativo estremo, però nel contempo bisogna controllare l'utilizzo. Perché ecco, ci sono dei problemi. Lei diceva prima appunto il rischio di aprire gli occhi ai ragazzi già a scuola, ma non sarebbe più opportuno a scuola insegnare di più invece sulle materie invece che riguardano l'amore e il sesso, parlando più di amore che di sesso, cioè, perché il problema qui poi su internet, tutto quello che noi a casa non vogliamo, vogliamo evitare anche di parlare, sì, di utilizzare il vocabolo sesso, poi invece uno apre internet e si ritrova davanti cose che non hanno niente a che vedere né col sesso né con l'amore. Cioè, dovrebbe essere l'educazione sessuale, l'educazione scolastica verso questa materia. Beh, diciamo che qualcuno diceva che se si vuole evitare la guerra bisogna parlare di pace, non di guerra. E sicuramente sì, andare a stuzzicare la curiosità dei ragazzi con discussioni fatte specificamente su un determinato argomento e potrebbe loro invece indurli al contrario, forse è vero quello che lei dice. Una cosa è certa, che queste nuove consapevolezze, così come l'educazione alla legalità e anche all'affettività, dovrebbero entrare a far parte in maniera più consapevole e consistente nel curriculum della scuola, perché viviamo in una nuova dimensione, una dimensione globalizzata, planetaria, in cui si ha a che fare con stili di vita diversi. Per cui non basta più trasmettere ai giovani quelle che sono le competenze chiave della conoscenza delle lingue e quant'altro, ma anche il sapersi comportare in una situazione diversificata.